Amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV, sono andato a pescarlo a Sonnino, il mio idolo Spillo Altobelli. Spillo, come stai? Ciao, tutto bene? Scusami tanto, ma non sono attrezzato. Sono in cucina, sto aiutando mia mamma da fare da mangiare, arrivano degli ospiti e quindi ho pochi minuti e spero di riuscire a parlare con te. Pochi minuti, si vede benissimo. Stai tranquillo che ti lascio scappare dalla mamma. Ma senti, ma sono ospiti bianconeri, ospiti Guarda, juventini. non ti dico palle, eccola lì. Ecco, Grande la signora. ma. Questo è uno scoop. La signora. Ah, ciao. Salve, Ecco. signora. Basta. Salve. Ok. Vabbè, Va. adesso ora che. Sì, ora tutti direi. Ora che rimetti il telefono qua. Vabbè, Spillo, va bene, andate, grazie, saluto. Senti, ma sono ospiti juventini? Scusa? Sono ospiti juventini? C'è un misto di tutto. D'altronde noi lo sai che siamo sempre stati aperti a tutto. Siamo Sì, stati un po' i primi, quindi accettiamo tutti, basta che siano delle brave persone e che soprattutto che hanno voglia di lavorare per e con noi. Senti, dimmi che cosa hai pensato in tutti questi giorni, che cosa ti dicono i tifosi, sia su Lukaku sia su Cuadrado, perché qua si è rovesciato il mondo. Spillo, rispetto ai tuoi tempi, che tu ti hanno mandato alla Juve e ci andavi, mi immagino, con quale voglia, ma qua si è rovesciato il mondo, Spillo. Allora, tu Gianluca seguivi il calcio da sempre, da piccolo, hai seguito anche la mia situazione. Mi hanno messo veramente in una brutta situazione. Lo so. Mi hanno fatto finire la mia carriera dicendo non come doveva finire. Quindi non perdonerò mai, mai e poi mai. E tu non Cioè, potevi manco scegliere. Tu all'epoca col trap non potevi. Lo Per so. quello che hanno fatto, pace all'anima loro. Comunque, andiamo avanti. E quindi il nostro andare avanti è in questo momento. Abbiamo visto, ma d'altro abbiamo visto cose che mi aspettavo da sempre, perché l'abbiamo sempre ripetuto: il calcio è cambiato, sta cambiando. Il calcio ce lo portano via, ce lo portano via. Gli arabi ce lo portano via, gli stranieri hanno più soldi di noi. Siamo alla fine. Speriamo che c'è qualcuno che abbia voglia di fare qualcosa per questo calcio come noi lo abbiamo fatto nell'82 a vincere quel mondiale che abbiamo trasformato l'Italia. Oggi c'è qualcuno che vuole salvare il calcio? Non penso. Sì, ma Lukaku, ma Lukaku che dice Ah, no all'Inter, spegni il allora, telefono, ma se ti parlo di Lukaku, lo sai, allora, lo è so. stato da noi, è un ottimo giocatore, è un giocatore che può fare ancora meglio. Allora, devo dire, peccato che ha sbagliato tutte le mosse, non ha fatto arrabbiare solo Ausilio o Marotta, ha fatto arrabbiare tutti i tifosi dell'Inter, perché mentre parlava con l'Inter, parlava anche con la Juve, ma non è perché parlava con la Juve, ma perché parlava con un'altra squadra, dicendo tu devi avere le idee chiare. Tu allora sei stato nell'Inter, conosci l'Inter, conosci i tifosi, sai che ti apprezzano, sai che ti vogliono, hai sempre fatto bene. E allora perché questo tradimento? Perché E te lo chiedo a te. hai Perché? voluto tradire i tuoi tifosi che ti hanno sempre osannato anche quando non aveva quando aveva bisogno, lo hanno osannato e non hanno mai calcato la mano quando potevano i tifosi E dell'Inter. per i soldi, cioè Spillo qua è tutto veramente temo per i soldi. È una roba pazzesca. Allora, ma io capisco che oggi allora non c'è più sentimento, allora dietro la professionalità è logico che ci sono degli ottimi contratti e quindi c'è chi va all'estero, c'è chi cerca di fare uguale, ma in Italia o in Europa. Io lo accetto questo perché è giusto che uno cerca di guadagnare il più possibile perché la carriera è corta, però
tu non devi prendere in giro le persone, tu non puoi non rispondere al direttore sportivo dell'Inter, all'amministratore delegato che erano d'accordo con te, dicendo si è comportato malissimo. Io penso che più che la società, dicendo quelli che ormai lo hanno tagliato fuori, lo hanno segato, lo hanno trattato per come si è comportato, cioè non esiste più. E nessuno se lo può immaginare con la maglia dell'Inter, perché per mettere la maglia dell'Inter bisogna avere altre qualità. Adesso sta provando anche a ricucire, ma cosa vuoi ricucire? Ma ormai anche i compagni di squadra, ma te se ti tornasse uno Assolutamente, così. non si può ricucire niente perché, cioè, no, non ha risposta Ausilio, non ha risposta a Marotta, ma siccome sono intervenuti i tifosi ormai e quindi la cosa è irreparabile. Senti, invece su Cuadrado, proprio l'esempio dell'antinterismo per anni, eccetera, sei più morbido, cioè alla fine pensi che questa cosa verrà dimenticata o non Io capisci neanche Cuadrado all'Inter? voglio essere aperto a tutto. Io nella mia squadra, che è poi l'Inter, voglio giocatori bravi, voglio giocatori che hanno voglia di vincere insieme a noi, voglio giocatori che quando escono dal campo la maglia è sudata, voglio giocatori che litigano per l'Inter, dicendo Cuadrado è uno di questi. Cioè, non giudichiamolo prima, cioè, aspettiamo qualche partita per vedere quello che è. Io sono convinto che l'Inter ha fatto un buon acquisto, cioè, perché ha carattere, ha personalità, può fare diversi ruoli e è uno che si impegna alla morte. Spillo, io ti ringrazio perché hai fatto delle analisi, ti lascio scappare perché arrivano gli ospiti, quindi tu Lukaku non lo capisci assolutamente ed è un capitolo chiuso, ci mettiamo una pietra. No. Il vecchio Bersellini, sai come diceva? Croce di Dio, Evangelo, finito. Madonna mia, ha fatto paura. È no, ho capito. E qui Lukaku, croce di Dio, Evangelo. Mentre Cuadrado, tu dici state calmi, va bene, Allora, avrà fatto i tuffi, eccetera. porte aperte a Cuadrado, adesso fa lui dimostrare a tutti che è un giocatore che può far bene all'Inter. Io sono convinto. Spillo, ti saluto, ti lascio agli ospiti, salutiamo gli amici di Gianluca Rossi TV. Se ti viene in mente solo al volo un attaccante che può prendere l'Inter tra Morata, Taremi, non so se li hai visti, Balogun, questo giovane qua, Beto, uno al posto di Lukaku. Luca, non mi permetto di fare nessun nome. No, perché veramente abbiamo Marotta e Ausilio che conoscono il calcio mondiale come le mie tasche e quindi mi affido e sono sicuro e mi fido soprattutto di quello che fanno perché loro sono i primi a voler bene all'Inter e sanno che devono sostituire Lukaku. Io do un bacio a Spillo Altobelli, costretto, ricordiamo, contro la sua volontà a chiudere la carriera alla Juventus, costretto perché lui non ci sarebbe mai andato. Mi Ecco. hanno rovinato il finale di carriera e il dopo. Lo Non so, posso Spillo. lavorare. Lo so che non ti dai pace. Comunque io ti saluto, ti ringrazio, un saluto alla mamma, gli amici. Ciao Spillo, vengo a trovarti prestissimo. Grazie. Ciao, ciao a Buon Spillo Altobelli. Ciao.